Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi continuiamo con parte della trama, perché come sempre ci sarà forse adesso ci sarà probabilmente qualche reclutamento in realtà, se non mi ricordo male sì, però andremo anche avanti con la trama. Quindi ritorniamo al Port Spinax. E usciamo. Ecco, ovviamente i comandi già cominciano benissimo a volermi bene come sempre. E qui seguiamo la strada, ovviamente. E lì c'è il nostro... Allora, questo dovrebbe essere, esatto, il castello di Sauronix. Perché ricordiamoci che alle rovine dobbiamo andarci dopo. Prima dobbiamo parlare qui e poi alle rovine. Che poi in realtà ci possiamo anche già andare alla foresta del crepuscolo, levarci il pensiero. Arrivederci e grazie. Comunque. Ah, Sua Altezza Reale, il principe Joe. Vi do il mio più caldo benvenuto al castello di Sauronix. È mia, Kiss. Da quanto tempo? Ti andrebbe una rivincita uno di questi giorni? Ehi, è un piacere rivederti. Quando vuoi e dove vuoi. Mi conosci? Da quanto tempo? Rivincita? Io sono nata qui. Ero un po' un maschiaccio da giovane, allora sfidavo tutti quelli che incontravo. Ah, capisco. Interessante. Forse siamo più simili di quanto pensassi. Prego, Vostra Altezza, il castello è da questa parte. Ok, noi invece dobbiamo andare da un'altra parte. Dobbiamo andare necessariamente da un'altra parte. Però credo di dover farlo... No, allora aspetta. Perché qui c'è un personaggio che devo prendere. Però credo che io lo possa prendere solo dopo. Non posso prenderlo subito. Ragazzi, io purtroppo delle volte cerco di ricordarmi le cose, ma mi viene difficile. Collana Drago, perché delle volte penso a cosa devo fare. Allora, intanto vediamo se qui... abbiamo qualcosa da fare equipaggiare agli altri. Ecco, vedete, io nel frattempo... vedete, almeno diamo qualcosa anche agli altri per proteggersi. Oh, eccoli qua. Ehi, è il principe, è bello vedervi. Ah, quella sì che è una visitatrice inaspettata. Rug, Rahal, che piacere rivedervi. Miyagis, quanto tempo è passato? Ho ancora i segni delle risse dei vecchi tempi, sai? Anch'io. Vedi che se ti sei alleata a Sua Altezza il principe, sei sempre stata la più furba. Già, pensavo che fosse il modo migliore per aiutare la principessa. Alla fine sei riuscita a fare la carriera che volevi, eh? Eri un bel po' arrabbiato dopo che non ti hanno accettato nella Cavalleria del Drago, però ti è andata bene. Già, dobbiamo seguire tutte quelle regole. Non sarebbe stato divertente per te, non lo è neanche per me. Principe, sono anni che aspetto di dare una batosta ai Godwin. Mi sarebbe piaciuto combattere con voi. Ma ormai sembra che state per vincere, principe. Non credo che avrete bisogno del nostro aiuto. Ah, che ragazzino, imerbe. Ehi, che vuol dire quella parola? Mi sembrava un insulto. Beh, non proprio un insulto. Diciamo un'osservazione. Perché credi che Sua Altezza sia venuto qua? Eh?
Ora, Hal, sempre bello e intelligente. Dimmi, com'è che ancora non ti sei sposato? I limiti di un certo mio commilitone mi lasciano poco tempo per delle avventure romantiche. Ehi, non dare la colpa a me per i tuoi problemi. Ho sentito dire che ne hai un bel po', e anche seri. Non c'è bisogno di parlarne adesso. Vostra Altezza, mi scuso per questa divagazione. La possibilità che Godwin si alleino con una potenza straniera preoccupa molto anche la Cavalleria del Drago. Comunque, il comandante è la persona migliore per discutere gli aspetti ufficiali della questione. Loro sono molto Mikrotov e Camus, se ci fate caso. Ashu e Godwin 2. Ora, Vostra Altezza, se volete scusarci... Venite giù più tardi, principe. Lance e Flail saranno contentissimi di salutarvi. Ci vediamo dopo, gente. Vostra Altezza Principe Joe, vi do il benvenuto nel nostro castello. Il comandante Craig Laden vi sta aspettando. A questa parte, prego. Ma lì c'è un forziere! Your Royal Highness. Eccolo. You are most welcome to Saurnix Castle. I am Craig Laden, the commander of the Dragon Cavalry. Lui sarebbe Gorudo, praticamente, no? Del cavallerato di Matilda. La Cavalleria del Drago conosce bene il vostro eroismo in battaglia. È un vero onore incontrarvi, Altezza Reale. Ed è con immenso piacere che do il benvenuto alla giovane Lady Miekis, nuovamente nel castello di Saurnix. Oh, Craig, sei sempre così formale. Dai, mi conosci, amico. Deliziosa come sempre, giovane Lady Miekis. Dunque, Vostra Altezza Reale, analizziamo la situazione. Sappiamo bene perché Sua Altezza Reale ci pregia della sua presenza. La Cavalleria del Drago ha giurato di difendere ogni terra e fiume di Falena. Non possiamo perciò immischiarci nelle dispute interne di Falena. Anche ammettendo che Sua Altezza Reale sia nel giusto, non possiamo combattere al vostro fianco. Ma voi sicuramente lo sapevate già. Quindi l'unica spiegazione per la visita di Sua Altezza Reale è... la possibilità che la casata dei Godwin si voglia alleare con una potenza straniera. Anche noi siamo a conoscenza del problema. Dopotutto, la casata dei Godwin è sempre più disperata. Crediamo che i Godwin non esiteranno a chiedere rinforzi dall'estero. Tuttavia, Vostra Altezza Reale può stare certo di avere il nostro appoggio qualora ciò dovesse accadere. La Cavalleria del Drago ha giurato di fare tutto il possibile per scacciare qualsiasi potenza straniera da Falena. Ho una richiesta personale, ma ricordate che non parlo a nome della Cavalleria del Drago. Chiedo che Vostra Altezza Reale ponga fine a questa guerra civile affinché la pace torni al più presto a Falena. Vostra Altezza Reale mi ha convinto pienamente. Lo vedo negli occhi di Vostra Altezza Reale. La pace verrà ripristinata. Mi spiace molto che la Cavalleria del Drago non possa combattere al vostro fianco per ora. Giovane Lady Miekis, forse vi avevo mandato da Sua Maestà il Comandante Ferid proprio per questo scopo. Giovane Lady Miekis, ho un'unica richiesta da farvi. Combattete sempre con onore e valore. Non c'è problema, Craig. Tu più di ogni altro dovresti avere qualche cicatrice che lo può testimoniare. È vero, giovane Lady Miekis, è vero. Bene, possa Vostra Altezza Reale godere di immensa fortuna in battaglia. Che la nostra clemenza, profonda come il Feitas, e autorità, potente come il sole, sia rivelata al mondo intero. Ok, e qui diciamo che abbiamo capito, no? Però, come potete notare, esattamente come Matilda, loro praticamente non si sono resi neutrali fino praticamente alla fine. Allora, qui abbiamo parlato con Craig. Ora invece, se non sbaglio, dovrebbe sbloccarsi. Ecco qua. Per fortuna è finita. Che noia. I cavalieri sono così freddi e formali. Oh, Vostra Altezza Reale, giuriamo solennemente che bla bla bla. Anch'io sono un cavaliere, sai? E Craig è un po' come uno zio per me. Non lo prendere in giro, per favore.
Beh, qualcuno dovrebbe farlo rilassare un po', questo è certo. Ok, principe, siete pronti ad andare alla profonda foresta del crepuscolo? Dobbiamo esplorare le rovine. Allora non te ne eri dimenticata. Pensavo che l'avessi scordato dopo quei discorsi così noiosi. Ho detto di non prendere in giro Craig. La strada più veloce per arrivare alla profonda foresta del crepuscolo è tornare a Port Spinax. Da lì basta dirigersi a ovest. Andiamo. Ok. Adesso invece dobbiamo... Allora, aspetta, perché qui c'era Craig, giusto? Sì. C'era qua un personaggio che dovevo incontrare, se non sbaglio. Forse era qua? Nope. Che tra l'altro non mi ricordo neanche come si chiama, mi ricordo solo che c'era una, forse una femmina, che era praticamente un'altra amica. Oddio, ma quanto cazzo sto scendendo? Scusa, dopo devo risalire tutte le scale? No. Non ve lo immaginate a salire e scendere tutte queste scale. Ah, ecco, vedi, qui c'è il maestro di rune. Che rune hai tu? Multiattacco, attacchi consecutivi più 10%, danni ricevuti per 2. Oddio, sembra quasi una double beat in realtà, però non è esattamente la double beat. Ok, qui c'è la sfera di salvataggio. Oggetti, armature, anche il fabbro, eccoli qua. Sua Altezza, mia sorella vive al castello, se hai tempo vai a trovarla. Ah, ecco, vedi, sua sorella era, sì. Mia, chi sei così fortunata, voglio lottare anch'io al tuo fianco, Sua Altezza. Ecco, anche Lance e Flail vengono considerati stelle del destino, eh? Quindi quando li recluteremo tutti e quattro, saranno tutti e quattro saranno tutti e quattro stelle del destino. Ecco, vedi, era la sorella, la sua sorella che devo reclutare, però non mi ricordo come si chiama. Dice che abita al castello, dice valle a parlare. Pezzo fluente, questa è ottima. Però non so se abitava nella parte, nell'altra parte del castello, mi sa, eh. Non qui, questa è la parte, diciamo, questa è la parte sud. Lei invece abitava, mi sa, nella parte quella sopra. Quindi vado e torno. Eccola qua. Laboratorio di Rania. Lei è la sorella di Rahal. Ehi, Rania. Rania? Madonna, che femminazza. Rania, come vanno le cose? Hai delle belle frequenze, Miekis. Davvero? Ehi, grazie. Principe, Rania è la sorella di Rahal. Lei costruisce i flauti utilizzati dalla cavalleria del drago. Giusto, Rania? Rania? Anche voi avete delle belle frequenze. Ascoltate. Oh, Rania? Dannazione, ora ricomincia con il flauto di nuovo. Che ne dite? Voi non state bene. Oh beh, è normale non sentire nulla. Non dovete preoccuparvi. Beh, il fatto è che gli umani non riescono ad ascoltare il suono del flauto. Rania, non credo che sia una buona idea. Oh cavolo, non mi sta neanche a sentire. Ok, adesso possiamo uscire.
Oh. Oh cielo, lo sapevo. Ragna, ci sono ospiti. Salve, amici. Molto strano, vero? È lui il motivo. Ha un bel timbro. Già, capisco. Marhal non si arrabbierà di nuovo con te? Il mio triste fratello. La vostra casa è altrove. Ecco, se n'è andato. A posto. Ecco fatto, è scomparsa in un lampo. Sorpreso, principe? Di solito i draghi rispondono solo al flauto del loro padrone, ma Ragna ha un dono speciale. Credo che riesca a percepire e a produrre dei suoni che noi non possiamo sentire. Capite? Suoni. Quindi che cosa vuol dire? Che è lei l'esperta del set suoni, è la nostra fonologa. Oh, la persona dal bel suono. Unirmi a voi? Ti avevo detto di smetterla, Ragna. Che peccato. Ho un'idea. Conosco un posto dove puoi suonare il flauto quanto ti pare. Ti andrebbe di andarci? Queste sono buone nuove. Vuol dire sì, principe. Facciamola venire con noi. Yes. No. No, Ragna non deve andare a squadra. Cacchio. Vabbè, adesso la devo portare indietro e la devo togliere dal party necessariamente, perché... Ok, e anche lei ce la siamo portata nel gruppo, quindi va bene così. Ora invece dobbiamo andare alla foresta. Che tra l'altro l'ultimo elfo, se non ricordo male, dovrebbe essere l'Asido, che vabbè, si potrebbe dire anche Silado. Vabbè. Piccola digressione così, molto molto particolare. Allora, Ragna, dobbiamo toglierla purtroppo. Esatto, ascolterò la tua voce nel vento. Sì, esattamente. A questo punto dobbiamo ascoltare ciò che ci ha detto la nostra amichetta Miakis, ovvero che praticamente noi dovremmo ritornare al porto e poi uscire verso ovest. Io invece voglio fare un'altra cosa. Voglio fare un giretto, perché voglio andare lì dall'altra parte, perché non mi ricordo cosa c'è. Quindi a tra poco. Ok, sono andato dove dovevo andare e mi sono ricordato di un posto che avevo completamente rimosso dalla testa. Vi giuro, non me lo ricordavo più. Comunque, ci andremo prima o poi, ma non adesso. Adesso andiamo verso la foresta. Eccoci qua, alla profonda foresta del crepuscolo. La profonda foresta del crepuscolo. Le rovine dei Sindar si trovano al suo interno. Questo posto non è stato visitato da molta gente, quindi non aspettatevi una strada facile fino alle rovine. Fatevi coraggio, sarà un viaggio molto arduo. E sì, ragazzi, ne varrà la pena se servirà a salvare Leon. Sì ragazzi, questo è un dungeon terribile. Vi posso assicurare che io la prima volta ho avuto delle difficoltà pazzesche ed è per questo che mi sono scaricato una mappa e molto probabilmente la allegherò al video in modo tale che chiunque abbia difficoltà possa orientarsi con la mappa. Ma in teoria, se seguite il mio percorso, in teoria dovreste tranquillamente riuscire a superare tutto. Comunque, in questo caso per ora io vorrei cambiare, a questo punto direi di cambiare, Lorelai, che è quella di livello più alta, con Cornelio, perché qui ovviamente troveremo l'ultimo elfo, però mi sembra abbastanza normale che giustamente io vi dica le cose come stanno, quindi... Allora, un secondo, io qua ho fatto casino, intanto sentirete suoni strani, probabilmente, perché sto facendo casino, perché sto andando a recuperare la mappa, perché appunto ho perso praticamente la mappa. Ah, eccola qua. Allora, cominciamo.
Allora, di qui dovremmo addirittura tornare al campo dei nani. Se... E qui invece c'è lo scrigno. E allora non è come pensavo io. Ok, credo che il campo dei nani sia praticamente qua dietro. Perché c'è un'altra strada che allora spunta da qua e dovrebbe portarmi al campo dei nani. Esatto, eccola qua. Questa è la strada che porta al campo dei nani, solo che per ora non ci possiamo andare. Quindi, ok, è tutto giusto. Andiamo avanti. Quindi, andiamo dritto in questo caso. Da qui ora possiamo girare verso destra per prendere lo scrigno che abbiamo preso poco fa, che si trovava qui sulla destra. Ok, a questo punto saliamo. Andiamo dritti da questo lato. Non seguiamo la strada. Ok, a questo punto da qui possiamo scendere. Andiamo a destra. No, aspetta, da qui dobbiamo scendere. Dovrebbe esserci una strada. Eccola, forse è questa. Ecco, la strada è questa in teoria. Ora da qua andiamo a destra. Quindi scendiamo e andiamo. Da qui dovremmo andare. C'è una stradina che dovrebbe andare a destra, che forse è questa. Ecco qua. Eccola qui. Ecco qua l'altro scrigno. Ecco qua. Tattica pentafinice. Oddio, non me la ricordo questa. Vediamo. Forse è perché è solo a 5. Bisogna essere in 5 per utilizzarla. Ok, torniamo indietro adesso. Ok, a questo punto andiamo qua a sinistra, saliamo. Qui facciamo attenzione. Ok, a questo punto qua facciamo attenzione, cerchiamo di andare sempre verso sinistra. Perché adesso qui... vabbè. Ecco qua, dobbiamo andare verso sinistra perché qui dovrebbe esserci l'ultimo forziere. Vediamo se è così. Esatto. Libro antico 6. Ok, adesso dovremmo essere a posto. Possiamo praticamente salire. Ok, a questo punto da qui possiamo andare da questo lato e andare verso sinistra. Dov'è la strada? Ok, questa dovrebbe essere la strada e ora dovrebbe apparirne una a salire. Eccola qua, questa che va a salire. Oh, questa ora dovrebbe essere tutta la circonferenza e noi dobbiamo andare di qua a sinistra. No, non era questa. Scusa, ma ok, oh, dovremmo essere arrivati, mi sa, alle rovine, vero? Perché questa dovrebbe essere la parte finale. Perché una volta che carica... Ok, eccoci qua. Qua dovremmo essere alle rovine. Wow, ora capisco perché le chiamano rovine. E beh, si chiamano in questo modo proprio per quel motivo. Però non ho trovato l'elfo. Strana sta cosa. Questo posto è un cumulo di macerie. Già, le rovine di solito hanno questo aspetto. L'unica eccezione è il castello di Alba. E tu vorresti esplorare questo posto? Ma ne vale davvero la pena? Ci sono alcune porte che non sono riuscito ad aprire l'ultima volta. Devo scoprire cosa c'erano. Ah, ecco la verità. Anche tu sei già stato qui, vero Zweig? Sì, e come te me ne sono tornato a mani vuote. Pensavo che le porte non si aprissero data la vetustà di queste rovine. Però, se il mio intuito non sbaglia, la vostra runa risolverà la situazione, principe. Ok, io adesso vorrei vedere se riesco a trovare sto elfo. Appena trovo l'elfo, andrò dentro le rovine. Eccolo qua, trovato. Ah, Latido qui. Non è Lasido. Perché forse hanno pensato alla mia stessa roba. Ecco, vedete perché non spuntava? Perché essendo un incontro di livello basso ed io avendo Alzared nel party, incluso l'entourage, lo skippava.
era un incontro che skippava, giustamente. Quindi l'unico che devo utilizzare è Cornelio. E finalmente abbiamo concluso la side quest di Cornelio. Eh già ragazzi, me l'ero completamente dimenticato questo dettaglio. Infatti ho dovuto togliere Alzared, ma ora lo rimetterò, ovviamente, perché ovviamente lui mi serve. E poi finalmente entreremo nelle rovine. Quindi a tra poco. Ok ragazzi, finalmente ho preso quello, ho preso gli elfi, abbiamo completato la side quest dei, diciamo, degli elfi musicali. Abbiamo reclutato i personaggi, ora possiamo entrare alle rovine e fare tutto il dungeon delle rovine, anche perché qui recluteremo niente proprio di meno che Keeley, se vi ricordate bene. Allora, pezzo di ciclone, e questo mi piace tanto. Allora, andiamo avanti. Vorrei farvi vedere anche i tesori. Ok, qui dovremmo ritornare indietro, giusto? Sì. Altro forziere. E comunque sono facili da trovare i forzieri. Basta che voi appunto seguiate tutte le strade e non vi preoccupate che troverete tutto. Altro oggetto, mantello destino, che si trova praticamente di strada. Ok, qui ho sbagliato strada forse. Questo sì che è un buco enorme. Quel buco non c'era l'ultima volta che sono stato qua. Chissà cos'è successo. Più di quanto immagini. Avevo fatto scattare una trappola che mi aveva imprigionato qua. Quindi ho dovuto... Come? Sei stata tu a fare quel buco enorme nel tetto, Lorelai? Pensi davvero che potevo fare una cosa del genere? E allora cosa sarebbe successo? Avanti, spiega. Preferirei non parlarne. Ho detto preferirei non parlarne. Ora andiamo, forza. È davvero un tipo strano. Che c'è? Oh, niente. Forza, proseguiamo. Qui ovviamente ci sono due bei forzieri, guanti Fujiwara e i guanti guardiano, ma noi dobbiamo tornare indietro per prendere altri oggetti. Eccolo. Questo è l'oggetto che dovete assolutamente prendere, il martello d'oro, che porterà tutti i livelli delle vostre armi al 15. Ok ragazzi, salvataggio, quindi sapete già che cosa vuol dire, no? Let's go. Siamo arrivati. Questa porta era impenetrabile l'altra volta. Già, anch'io non ho avuto fortuna e sapete tutti che io provo ogni cosa. Però guardate il sigillo. È diverso dalla vostra runa. Un attimo, ma quella non è la runa del crepuscolo? Sì, sembra proprio che non sia la runa dell'alba. Ma come? Vuol dire che abbiamo fatto tutta questa strada per niente? No, non saltare alle conclusioni. Provateci, principe. Quindi uno dice, ma com'è possibile questa cosa? Ma non è nemmeno la stessa runa, non ha senso. Si pensa che la runa dell'alba e quella del crepuscolo funzionino insieme per proteggere la runa del sole. Sono rune gemelle, in pratica. Ecco perché l'una risponde all'altra. Beh, a me importa solo che la porta si sia aperta. Alle teorie ci penseremo dopo. Diamoci una mossa.
Sì, perché tecnicamente la runa dell'alba e la runa del crepuscolo sono rune figlie della runa del sole. Quindi sono rune minori che però, come ha detto giustamente Zweig, agiscono nello stesso modo. C'è qualcuno? Abbigliamento davvero interessante. Ilei, tu conosci quest'uomo? Oh, tu sei un uomo, vero? Ci stavi seguendo, Ilei? Di la verità. No, ragazzina, sono solo finito nello stesso posto con questi idioti. Se ci sei di mezzo tu, lo dubito molto. Calma, calma, questo non è il posto né il momento per discutere. Lasciamolo venire con noi, sembra abbastanza normale, a parte il cappello e il mantello. Le apparenze ingannano, non so neanche quante volte questo pazzo mi ha fatto quasi uccidere. Senti chi parla. Che vuoi dire? Insomma, basta. Dobbiamo esplorare questo posto, giusto? E allora cerchiamo di cooperare. Giusto, principe? A me va bene se quel tipo con il cappello viene con noi? Ti va di venire con noi? Non ho mai visto la zona che c'è più avanti. Se posso farlo con voi idioti, a me va bene. Allora, benvenuto, credo. Esatto, Killey si è unito alla squadra. Non è fortissimo, però non è neanche così male. Ovviamente non lo utilizzo perché dovrei portargli sulle armi, anche se lui credo che abbia la runa fuoco, forse. Ah, furia fuoco addirittura. Oddio, quasi quasi... quasi quasi potrei inserirlo. Allora, anziché agilità te metto magia, così ti aumenta la magia. Tu hai tecnica e magia, va bene. Tu magia, difesa magica, attacco che toglierei per il momento in favore di magia. Tu attacco e tecnica, magia insegnante, tecnica. Potrei metterlo al posto di Zweig addirittura, Killey, che almeno è che però Zweig ha la runa d'acqua, cura, ma anche Miakis può curare, quindi sì, facciamo così e andiamo. Anche perché What the hell is that thing? Is that tree moving? Eh sì, ovviamente boss fight. Guardate che resistenza magica, mamma mia. Ovviamente qua non lo shotteremo mai a primo turno, perché è impossibile. Ah, Killey ha già 23 di vita, ottimo. Così rimuovo gli status negativi.
Dato che non lo scotto, porca miseria. Ci ha preso tutti. Pazzesca sta roba. Povero Killey. Ok, ce l'abbiamo fatta. Pezzo porta chiara. Altra runa ira che possiamo comprare. GG. È uguale alla stanza scoperta da Zweig nel castello di Alba. Già, sembrano proprio identiche. Guardate. La runa del crepuscolo. Già. What was that? Same as the other one. What other one? We saw a vision like that in the castle at Sarah's Lake, too. Really? You did? The content of the vision was very different, though. A vision of destruction and a vision of rebirth. What you witnessed were visions of things that happened in the past. What the hell is happening now? There she is again! Again? So that's it. You must be Leknot. Yes, I heard you appeared in the castle at Saris Lake, too. I am sorry I wasn't able to be there. If you don't mind, there are some questions I'd like to ask you. I'm sorry, but I am unable to answer your questions. What I can tell you is, your destiny with the Sun Rune is drawing closer and closer. A new power has awakened within the Dawn Rune. Esatto. It is a power that appeared in the vision you just witnessed. That power will show you the fate destined for both you and the Sun Rune. But you will, of course, choose your own path. I will be watching to see which path you choose. Si è sbloccato un nuovo potere. Che cosa vuol dire? Ovvero un potenziamento della runa. Ehi, aspetta. La donna in bianco è scomparsa di nuovo. Che egoista. Rifiuta di rispondere alle nostre domande, però ci fa ascoltare comunque i suoi deliri. Stavolta non ho capito proprio di cosa stesse parlando. Ok, lasciamo perdere quella pazza. Principe, notate niente di diverso nella runa dell'alba? Bah, ha detto che un certo potere si era risvegliato. Almeno credo che era questo che intendesse. Ah, ora è tutto più chiaro. Il potere di trasformare le terre arse in aria verde e fertile. Ma se anche una frazione di questo potere all'interno della runa... Vuol dire che potremmo curare Leon?
Che aspettiamo? Torniamo indietro. Va bene, se andate via, verrò con voi. Volevo esplorare il posto ancora un po', ma senza la runa del principe non si aprirà nessuna porta. Già, io lo so bene. E poi non credo che troverò qui ciò che sto cercando. Per una volta, ragazzina, siamo d'accordo. Queste sono le rovine dei Sindar, solo per questo hanno un'importanza eccezionale. Ok, a questo punto direi che possiamo ben utilizzare un bel talismano fuga. Qui stavolta si viaggia. Stai andando da qualche parte? Voi idioti state andando via da queste rovine, giusto? Beh, non vedo perché dovrei accompagnarvi oltre. Non potete dire sul serio. Non mi interessa affatto quel che potrebbe accadere a questa stupida nazione. Mi interessano solo i Sindar e basta. Ora che lo sapete, volete ancora che mi unisca a voi, idioti? E allora verrò con voi. E poi i Sindar e la runa di famiglia reale di Falena sono collegati in qualche modo. Dato che siete stato scelto da una delle rune, potrebbe valerne la pena, forse. Esatto. Keeley, ovviamente, qui non sarebbe apparso lo stesso, se non mi ricordo male, ma se non l'avessimo liberato alla prigione d'Agata, non si sarebbe unito a noi. Ah, io che pensavo che ci saremmo liberati di te una volta per tutte. Non preoccuparti, non voglio avere niente a che fare con te, ragazzina. La penso esattamente allo stesso modo. Oh, perbacco. Ok. E quindi Keeley si è ufficialmente unito a noi. Qui utilizziamo un altro talismano fuga. E ora possiamo uscire anche da qua, che qui non dobbiamo più metterci piede, quindi va benissimo così. Qui torniamo indietro, anche perché ormai abbiamo praticamente finito. E dobbiamo consegnare il martello d'oro. Oh, siamo avvelenati. Ecco qua. Oh, e questo cos'è? Mi avete portato un nuovo martello. Yes. Ora possiamo forgiare delle armi ancora più potenti. E io infatti me ne vado subito a livello 15. Easy, senza neanche perdere tempo. Perfetto. Va bene così. Successivamente non credo che c'era qualcos'altro da fare. Ok. Ovviamente andiamo in infermeria adesso, perché possiamo curare Leon. Ah, volevo farvi vedere la runa che adesso ha praticamente luce del giorno. Ripristina tutta la salute di un alleato. Quindi abbiamo sbloccato praticamente un nuovo attacco. Peccato, la runa del crepuscolo in realtà non è un granché come runa, perché a me non piace tantissimo. You're back. How's Leon, doctor? There hasn't been any change in her condition. She just keeps sleeping. It looks like you had some success. Though, as a doctor, I don't like to resort to a rune, but the patient's health comes first, so go ahead and use it. Leon? Oh! Prince! It worked! Oh! Oh, thank goodness! Thank goodness Leon saved! Oh, yay! I thought yay! I told you before not to make a racket in my infirmary. Yay! It worked! Where am I? Oh, yay! Lucrezia ha sentito tutto. Bentornata, mia signora. Ah, Lele, è un piacere vederti qui.
Ho completato la mia indagine sulla pericolosità delle varie nazioni straniere, mia signora. Gli stati insulari, Nagarea e Regno di Zeeland non danno segni di volersi alleare con Lord Godwin. Ciononostante, continuiamo a controllare la situazione. Capisco. Mandate dei messaggeri a Sabol e a Estrais. Di loro di aumentare la sorveglianza e di prepararsi per un'evacuazione immediata. Come dite, mia signora, se Godwin decidono di lanciare un attacco, quelle due città saranno i primi due obiettivi. E non avete intenzione di difenderle, mia signora? Se mi sbaglio, pazienza. Fai come ti ho detto, per favore. Subito. Perdonate le mie riserve iniziali. Non avrei dovuto metterle in dubbio il giudizio della mia signora. Qui c'è una cosa importante dietro, ma... Vostra maestà, devo obiettare. Se agiamo in questo modo diventeremo... Cosa? Ribelli? Traditori? No, vostra maestà, non volevo dire... Capisco i tuoi dubbi, ma ho un piano per tenere le cose sotto controllo. E per il bene di Falene e di sua maestà la regina, smetti di discutere e inizia le operazioni. Sì, alto comandante. Molto bene. Ah, ho deciso di aggiungere un nuovo cavaliere della regina per questa missione, per facilitare il lavoro. Un altro cavaliere della regina? Entra! Lui? Sì. Sì, ragazzi, Kilderic. Principe, sto entrando. Allora, principe, che ne dite di andare a rivedere Leon? Presto, andiamo. Esatto, perché adesso qui dobbiamo ritornare praticamente all'infermeria. Ma questo lo faremo la prossima volta. Quindi, grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.